La parola al dottor Paganini. Io come al solito ho segnato molto il tono di fare quello che dicevo in malapurgo, non credo che dice le cose che sono antifatte e nessuno le sente dire. Però la realtà è questa e va affrontata, nel senso, questa è una tecnologia obsoleta, l'impianto di incenerimento è una roba da anni 60, quindi è una roba ormai che non esiste più in nessuna parte del mondo se non in regime di proroga, bene? Perché in tutti i posti dove si sa che non funziona o che funziona male, gli unici che continuano a farli siamo noi. Allora, questo è un elemento secondo me che dovrebbe essere abbastanza valutato in termini di... dal punto di vista dell'esposizione, oltre a esporre la popolazione, e i termini di esposizione sono importanti perché quello che esce da una roba di questo tipo sono centinaia di migliaia di tonnellate di materiale reso volatile, questo è il punto, che si spande in una conca di pochi chilometri quadrati, va bene, e rimane lì, perché lo sappiamo tutti che la conca di Firenze ha un inabile d'aria molto lento, un po' per come si è sviluppata dal punto di vista urbanistico, con la formazione di tutte degli insediamenti a piedimonte che ha interrotto il normale flusso di aria dalla zona più montuosa verso il piano, ma nella sostanza questa è una cosa che si vede tutti, voglio dire, basta andare d'inverno un po' più su a Monte Morello e guarda la piana e si vede dove rimane il fumo, l'inquinamento, la nube delle cose, quindi quella roba lì rimane lì, chiaro? Quindi qualunque cosa noi si butti dentro quel catino rimane lì e ce la respiriamo, questo è il dato, tant'è che i nostri livelli di inquinamento ormai sono analoghi a quelli della pianura padana, per capirsi, della zona intorno a Milano, e le stime di danno fatte dalla regione, bene? Per esempio in relazione allo sforamento del PM10, noi si dovrebbe essere al limite di 20 microgrammi per normale metro cubo già dal 2010. In realtà siamo ancora a 40, in tutti questi 5 anni abbiamo continuato a sfondare regolarmente il livello. Ogni 10 microgrammi in più di PM10 nell'aria sono 500 morti in Toscana. Chiaro? Questi sono i numeri, sono 181 milioni di euro all'anno, l'1,5% del prodotto interno lordo della Toscana, chiaro? Questi sono i cifri, quindi qualunque cosa che non tenga conto di questo e che continui ad andare avanti su questa strada, va bene, è un delitto. Il problema si viene sempre posto in termini di probabilità, non è la probabilità, che la probabilità esiste quando si ragiona sulla singola persona, perché se si ragiona sulla singola persona è chiaro che io aumentando un certo livello gli inquinanti aumento la probabilità per ciascuno, ma se io questa probabilità la moltiplico per una popolazione, io i danni non è che li ipotizzo, ce li ho di sicuro. Il concetto è quello, se io sparo con una cartuccia a pallini a un passero e passa, posso sbagliarlo, ma se tiro in una stia di galline ancora mi ammazzo, chiaro? Il concetto è questo, bene? Quindi bisogna sapere che si sta facendo questo, si sta sparando in una stia di galline e quindi i risultati poi si avranno, ci sono dubbi. Fra l'altro dal punto di vista dell'impiantista è un impianto appunto obsoleto, quindi anche dal punto di vista di chi ci lavora dentro è un impianto insalubre ed è un impianto complesso. Insalubre perché è pieno di condizioni di pericolo che vanno dalle temperature elevate, perché sono condizioni sono forni che lavorano intorno ai 1000 gradi, che scaldano dell'acqua, che producono quindi un vapore ad alta temperatura che serve per far girare la turbina che produce corrente. Tutte queste strutture sono strutture che hanno bisogno di una manutenzione rigorosa e di un personale estremamente addestrato, perché i rischi
di questi tipi di impianti sono i rischi per capirsi delle centrali termoelettriche, chiaro? Con la differenza che la centrale termoelettrica usa metano, per cui usa un combustibile sempre uguale, io posso dosare esattamente le quantità di metano che metto dentro, le quantità d'aria che metto dentro e posso misurare quasi al grado le temperature che voglio ottenere. Invece in un inceneritore questo non succede, perché tutto quello che io metto dentro cambia da minuto a minuto. E quindi da minuto a minuto si modifica il potere termico, si modificano le condizioni, si modifica quello che esce, e tutto questo ha un riflesso sulla conduzione. La conduzione è fatta ovviamente dai lavoratori che ci stanno dentro, i quali si trovano a dover affrontare continuamente, e questa è l'esperienza di quelli di San Donnino, se qualcuno ha detto abbastanza la ricordarsi, però quelli che si ricordano la situazione di San Donnino è questa: c'era una situazione interna drammatica, perché c'era una serie di erosioni, di situazioni di rotture, di cose che non ci si accorge, e c'è tutta una serie di meccanismi proprio. Non si tratta solo del fatto dei filtri a maniche. I filtri a maniche, i filtri a tessuto, quando si rompono non è che te lo vengano a dire. Quindi c'è da essere qualcuno che se ne accorge, che ferma il flusso di gas, che li smonta e che monta in un'uomo. Questa roba è piena di polvere tossica e quindi chi lo fa lo deve fare in condizioni di estrema sicurezza. Allora, sappiamo tutti che le norme di sicurezza sono scritte, no? Quando poi c'è da lavorare perché le cose... allora finisce che qualcuno per far prima, giustamente, cerca di aggirarle, e questo significa automaticamente aumentare il rischio espositivo in maniera esponenziale. Quindi questi aspetti poi qui, anche dal punto di vista meramente gestionale, sono importanti. Tra l'altro queste cose le aveva già notate l'ARPAT nelle osservazioni che aveva fatto al progetto, aveva chiesto di una serie di correzioni in regime di autorizzazione integrata ambientale per la tutela dei lavoratori che erano impiegati dentro questa macchina, dentro questo impianto. E per avere queste cose aveva fatto una serie di prescrizioni, di cui però non compare ancora traccia, perché le indicazioni, come dire, il manuale di gestione ancora non è stato formulato in termini operativi, capito? Però poi quando c'è l'impianto lo trovate fatto, cioè nel senso dopo va fatto funzionare. E a quel punto, se non sono state previste tutte le manovre, tutte le procedure di sicurezza, dopo vanno inventate, chiaro? Tra l'altro c'era alcune cose tipo il discorso dei materiali radioattivi, con tutta il problema della sorveglianza del materiale eventualmente radioattivo che potrebbe finire nel rifiuto e che deve essere intercettato prima di essere infilato dentro l'inceneritore. C'è tutta una serie di problemi individuati dall'ARPAT che il proponente non aveva preso in considerazione. Bene, e non ha preso in considerazione nella sua cosa. Ma il meccanismo è sempre lo stesso: si lancia un'idea, si fa un progetto di massima, va bene? E questo poi serve fra l'altro a aumentare i costi, si fa un progetto di massima, poi sul progetto di massima si lavora per cercare di aggiustare il tiro, e tutte le volte che si aggiusta il tiro si aumenta il costo. Bene, questo è il giochino che viene fatto su tutte queste opere in maniera sistematica. Comunque, dal punto di vista sanitario, quindi è un evento pernicioso. Per quanto riguarda i macroinquinanti, già ci sono delle difficoltà di monitorare, cioè di far andare lo strumento, l'impianto, ai livelli che prevede il proponente. Questi livelli indicano che un'emissione di 70, di circa 70 mg per metro cubo di ossido d'azoto, che dovrebbe essere una quota al di sotto del livello previsto, che è circa 2200. Però il problema è che lo immettano in un'area in cui ce ne già c'è 50.
capito? Per cui se tu ne metti anche questi, tu fai la svelta a sforare 200 nelle aree immediatamente circostanti. Tant'è che l'ARPAT ha chiesto un monitoraggio continuo sulle centraline immediatamente circostanti, perché ci si aspetta che succeda proprio quello che si diceva, perché non è che io aggiungo queste cose in un terreno vergine dove non c'è nulla. Quindi aggiungo queste cose su un'area che è già ampiamente inquinata. Lo stesso vale per i microinquinanti, in particolare per le diossine. La comunità europea ha già dato la mappa più o meno delle aree urbane europee, e in media le aree urbane europee vanno dai livelli di inquinamento dai 10, dai 12 ai 21 picogrammi di sostanza che viene assorbita da ciascuno per settimana. Calcolate che il livello massimo considerato tollerabile sono 14 picogrammi a settimana al chilo per ciascuno. Bene? Allora, noi siamo già nell'ambito delle molte delle città europee, sono già sopra questo livello, e le altre che stanno sotto stanno a 10, 11. Quindi se io prendo un qualcosa che raddoppia questa cifra, perché questi sono i termini, e non lo dico io, l'ha detto la VIS, la valutazione di impatto sanitario fatta dalla regione, ha detto che i livelli di diossina con questo impianto nell'area urbana di Firenze raddoppiano. Quindi noi, se si parte da, mettiamo già da 10 o 15, si arriva a 30. Quindi siamo ampiamente di fuori alle dosi massime previste. Queste sostanze non sono sostanze che si smaltiscono, questa roba si accumula nella catena alimentare e dentro di noi, perché noi non abbiamo gli strumenti per smontarle, quindi questa roba entra dentro, sta nei grassi, ha un coefficiente di accumulazione molto elevato, nel senso il suo passaggio nell'acqua non si trova, capito? Nell'acqua non ci sta. Sta nei grassi, sta nel terreno, sta nell'aria, sta nelle particelle carboniose che vengono dal bruciare. Quindi sta lì, da lì passa direttamente nelle nostre membrane attraverso o l'apparato digerente o l'apparato respiratorio e va a finire nelle parti grasse del nostro corpo. E lì rimane. Non è che se va. Quindi questa è la velocità con cui si accumula, è 10 volte superiore a quella del DDT, per capirsi. Bene? Il rapporto è 1 a 10. Quindi questa roba si trova già e la stanno misurando come effetto, non come presenza, ma anche proprio come effetto, cioè per l'effetto che ha modificando alcuni enzimi del fegato sugli eschimesi. E per l'appunto stanno peggio quelli e hanno ancora un'alimentazione tradizionale, perché mangiano il pesce e li mangiano le scatolette, un ce l'hanno, quelli invece continuano a mangiare il pesce che pescano, hanno dei livelli elevati di diossina nel sangue. Quindi questa è una roba che ormai in tutto il mondo si è arrivati alla conclusione che non va più prodotta, bisogna avere dei procedimenti, delle procedure industriali che queste cose non le fanno più, non si può più tollerare. E questi signori continuano a riproporcelo.